Hai messo il mio rossetto? No. Lo riconosco! È il mio preferito! No, adesso è il tuo preferito! No! Volevo essere io la sorella più grande e lei la piccola, così almeno facevo io tutte queste cose. E tu chi sei? Allora, trucchiamoci un po'. Quale scegliamo? Questo rosso? Non va bene. Vediamo. Questo qui? No. Troppo così. Questo? No. Proviamo con questo. Vediamo. No. Non va bene. Non si vede. Ok. Proviamo con questo, speriamo che va bene. Oh sì. Ok. Ludo, come va la vita? Che cosa diamine stavi facendo? Sto facendo finta di truccarmi. Guardami in faccia. Ah, guardami in faccia. Aspetta. Sto aspettando. Vai, che vai. Hai messo il mio rossetto? Lo riconosco! È il mio preferito! No, adesso è il tuo preferito. No! Ma quante volte ti devo dire che tu non devi prendere le mie cose, i miei trucchi e soprattutto i miei rossetti? Basta, adesso chiamo mamma perché anche io posso usare queste cose. Mamma! Mamma! Ragazze, ragazze, cosa succede? Perché state urlando? Mamma, mi fa usare i suoi trucchi. Mamma, sono i miei trucchi, non sono i suoi. Ludo, Ludo, allora amore, tu sei piccolina, già te l'ho spiegato altre volte, non ti puoi truccare ancora. Devi farti un po' più grande per truccarti, sei piccola ancora. Dammi i miei rossetti. Cosa vuoi truccarti? Ludo, ascoltami, ascoltami, mamma. Allora, tu sei piccola, hai 6 anni, tra pochi giorni compierai 7 anni, faremo una mega festa e voi unicornini scriveteci giù nei commenti della community dove volete che facciamo la festa a Ludo quest'anno. Ti voglio ricordare, Ludo, che tu hai soli 6 anni, non ti puoi truccare, ok? Quando farai l'età di Aurora, allora potrai truccarti anche tu. Uffa! Intanto io ho una cosa da fare. Sotto a letto. No, qua è troppo scomodo. Aia. Ok, ci sono qui. Allora non devi toccare quello, non devi toccare quest'altra. Hai messo a caso. Lei può fare sempre tutto, io no. Tipo, lei si può truccare, può uscire con l'amica fino a tardi, può andare a mangiare la pizza con le amiche, può fare i compiti quando vuole, può dormire quando vuole e mi è stancato però. Non fai quello, non fai tutt'altro, non fai quello, non fai tutt'altro. Ha pure un cellulare. Uffa, lei può fare tutto e io no. Volevo essere io la sorella più grande, lei la piccola, così almeno facevo io tutte queste cose. Uffa, uffa, non è giusto. Dovevo essere io la sorella grande.
mangio, così mi calmo e vado a vedere anche dov'è Aurora. Andiamo. Almeno mi consola un po' Leo. E tu chi sei? Chiamo Stella. Ti piace? Perché sono come una stella. Sì. Perché sono. Perché sono molto bella. Stella, e tu dove sei uscita? Dov'è Aurora? Silenzio, ma io sono uova. Però per gli amici mi faccio chiamare Stella. Perché te l'ho detto, se ho pelo di luce in mezzo sono molto bella. Lo so. Però adesso fammi giocare, ok? Questo è il mio, capito? No. Sono io la sorella piccola e questo è il mio tablet, ok? Vado a prendere il ciuccio. E già acquistato il nostro libro L'estate dei misteri di Aurora e Ludovica. Se non l'hai ancora fatto, fallo subito. Lo puoi trovare nelle librerie e su Amazon. Guarda, bello. E qui c'è anche Leo. E guarda che faccio. Troppo. Non ci puoi vedere niente. Ma che cosa sarà mai successo ad Aurora? Forse la cosa che ha detto prima nel letto si è avverata. Io sono la più grande, Aurora è la più piccola. Ma adesso come faccio a farla ritornare normale? Prendiamo il ciuccino. Sì, sto arrivando! Il momento del diario dell'esercito degli unicorni e oggi saluteremo Chiara e Nicolò. Se vuoi essere salutata anche tu, iscriviti al canale e noi vi saluteremo qui. Che state facendo? Tutto bene? No, niente, andiamo al biberon, andiamo. No, ma perché? Dimmi! Ma perché? Tu hai detto che saluteremo che Nicolò? Sì, dopo i corni. Qui ci sono gli unicorni? Ho capito, però io voglio che mi testa quando mi tocchi che cazzo. No, comunque. Coroplanina! Coroplanina! Adesso sono molto felice. Grazie. Prego. Comunque. Tu mi devi chiamare Stella, mi raccomando. Vedo! Ok, chiamami come tu. Sorella maggiore. Ragazzi, aiutatemi a risolvere questa situazione. Come faccio a farla ritornare normale? Vabbè ragazzi, seguiteci in questi giorni. Ciao, vado prima. Noi siamo
grande esercito del cuore.